Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale nella lingua dei segni. Su richiesta della famiglia è stata autorizzata la cremazione di Antonella Di Massa, la 51enne di Casamicciola ritrovata cadavere dopo 12 giorni di ricerche vane. Ieri pomeriggio sono stati celebrati i funerali. La morte di Antonella avvicina tutti noi, perché davvero questo è stato il momento sentito e partecipato da tutta la comunità. Così ha affermato Don Gaetano Pugliese al termine dell'omelia dei funerali. Era una persona limpida e solare. Di lei ricorderemo i suoi sorrisi. Questo il ricordo di Antonella Di Massa, espresso dal parroco di Santa Maria Maddalena, Don Gino Ballirano. Continuano i fenomeni sismici nell'area dei Campi Flegrei, ma la cosa non preoccupa la protezione civile. Tutto sotto controllo, ribadiscono Italo Giulivo, direttore della Protezione Civile regionale, e Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano di Napoli. Sono in corso i lavori della Regione Campania che interessano la fornitura idrica delle zone alte di Casamicciola e Lacco Ameno. Fino alle 21 di martedì potranno verificarsi cali di pressione nei rubinetti delle abitazioni di queste zone. Domani ad Ischia si festeggia il santo patrono, San Giovan Giuseppe della Croce. Alle 9:30 nella chiesa ad Ischia Ponte sarà celebrata la Santa Messa solenne, presieduta dal vescovo di Ischia, Monsignor Carlo Villano, e da padre Carlo D'Amodio, ministro principale dei Francescani. La Santa Messa sarà trasmessa in diretta da Teleischia. Grazie per averci seguito, buona serata.